Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera collegato su Skype con noi abbiamo Francesco Gaiardelli, lui è neoeletto presidente del distretto turistico dei Laghi e delle Valli, che è appunto un distretto riconosciuto dalla Regione Piemonte quale agenzia di accoglienza e promozione turistica locale per l'ambito turistico che comprende appunto il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli dell'Ossola. Ben arrivato Francesco, ciao. Ciao, grazie a voi. Grazie dell'invito, soprattutto un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo qua, siamo pronti per questa bella chiacchiera. Molto bene, ci racconti un po' questo distretto, che cos'è, che come funziona, insomma, qualcosa un pochino di più di questo ente che presiedi. Ma questo è un ente importantissimo, storico, ha più di 21 anni di vita. L'ente di fatto è l'agenzia turistica del territorio, quindi è, come hai detto giustamente, riconosciuto dalla Regione Piemonte, quindi essendo agenzia turistica locale si occupa di tutto ciò che riguarda la promozione, l'accoglienza e la comunicazione turistica. Quindi siamo dotati di un ufficio operativo nella sede legale di Stresa, sì, con 8 dipendenti e alcuni consulenti esterni. Ci occupiamo ovviamente di tutto ciò che riguarda la parte organizzativa, fieristica, comunicazione, il sito internet, tutto ciò che riguarda le attività che si svolgono sul territorio. A 360 gradi il distretto svolge un'azione di promozione e di comunicazione a livello istituzionale. Ecco, per in questo momento, tra l'altro, siamo anche in una fase molto particolare, molto delicata, perché la Regione Piemonte, in virtù della legge Madia, ci sta chiedendo di fare dei ragionamenti sugli accorpamenti, su possibili ed eventuali fusioni, quindi sì, si stanno delineando degli scenari nuovi che potrebbero vedere delle macro aree, diciamo, a livello di organizzazione turistica sul territorio, quindi con dei territori più allargati, più grandi e con un'azione, diciamo, più capillare sul territorio. Stiamo a vedere, siamo in una fase cosiddetta di work in progress. Assolutamente. Ecco, tu sei stato eletto, insomma, abbiamo detto prima, neopresidente a settembre 2020, corretto Francesco? Sì, esattamente. Ecco, quindi nel periodo, no, voglio dire, comunque di pandemia ancora internazionale. Essere eletto in un periodo così delicato per parlare di turismo immagino non sia stato semplice, sicuramente anche per te non sia stata una scelta facile. No, guarda, io sono stato chiamato, diciamo, ad un atto di responsabilità importante, perché qui presso il distretto ormai sono quasi 9 anni che faccio parte del consiglio d'amministrazione. Ovviamente abbiamo avuto 2 presidenti diversi in precedenza, perché generalmente i CDA durano in carica circa 3 anni. Certo. Essendo il consigliere, no, diciamo, più esperto dopo il presidente uscente, ho ritenuto giusto, opportuno e doveroso in un momento di estrema crisi come questo fare un atto di coraggio, proprio un atto di responsabilità, certo, caricandomi sulle spalle una responsabilità enorme, veramente enorme, e soprattutto in questo momento che richiede la massima attenzione e anche una certa conoscenza dei meccanismi che regolano il funzionamento di queste agenzie. È un momento drammatico, lo sai, abbiamo vissuto anche la prima fase della pandemia, situazioni tragiche e drammatiche. Abbiamo visto quasi azzerare le presenze turistiche straniere nelle nostre zone. L'Italia intera, ricordo che a Natale presso i telegiornali dicevano che in Italia avevamo sfiorato il meno 90% di presenze turistiche, quindi dei numeri veramente spaventosi. Abbiamo avuto un'ottima estate, perché devo dire che c'è stato di ritorno e per contro un effetto particolare, forse scatenato dal primo lockdown, che ha visto il cosiddetto turismo di prossimità riavvicinarsi alle nostre regioni. E mi spiego. Sì. Noi siamo vicini alla Lombardia, il nostro bacino naturale di utenza è il turismo lombardo fondamentalmente. Abbiamo avuto un flusso di turisti lombardi sul lago e soprattutto nelle valli, veramente, che non si era visto e non si vedeva da più di 20 anni. Da più tempo. Quindi quello che tu stai dicendo, Francesco, è che le persone, al posto di andare oltre confine o magari in regioni più lontane dalla loro, insomma, si spostano di prossimità, come hai detto tu, no? Quindi il lombardo va in Piemonte, il piemontese va in Lombardia. Tanti piemontesi delle aree magari metropolitane di Novara e Vercelli si spingono nelle nostre zone, magari sul lago e magari in montagna, no? Quindi, insomma, c'è stata una specie di spostamento, di trasmigrazione proprio turistica fra province e province del Piemonte, e tanti lombardi, soprattutto qualche ligure e qualche emiliano, diciamo così. Però abbiamo ragionato nel 2020, ahimè, quasi solo esclusivamente
con turisti di prossimità, quindi turisti nazionali, italiani. Quello che Certo. manca adesso è che dobbiamo assolutamente riprendere velocemente il flusso turistico e il mercato turistico straniero, che è quello che ha creato negli anni questo gettito, questo importantissimo flusso che ha creato, insomma, tutta una serie di situazioni, di strutture e una certa ricchezza turistica sui territori. Quindi noi Assolutamente sì. dopo Torino siamo il secondo distretto per importanza. Nel 2019 sfioravamo Sì. Ecco, quasi 4 milioni di presenze turistiche, quindi quindi voglio dire, dei sono bei dei numeri numeri, Piemonte, insomma, dei bei numeri assolutamente. importanti. Mi rendo conto che, insomma, fare delle previsioni oggi come oggi, insomma, siamo a marzo 2021, lo stato di emergenza a livello nazionale per la pandemia è ancora presente, esiste ancora, però sulla base delle previsioni, che poi possono essere ipotetiche, possono essere un pochino più concrete, che voi potete aver fatto, quando è a tuo avviso che la situazione a livello turistico piemontese potrà un po' ristabilizzarsi? Quindi tornare ai livelli del, mi viene da dire, fine 2019. Tornare a quei livelli, chiaramente per tornare a quei livelli ci vuole ancora un po' di tempo. Io credo ragionevolmente di poter dire che per la prossima estate, quindi nei prossimi mesi, ci sarà un ritorno deciso e importante, oltre che da parte del flusso turistico di prossimità, anche da parte di molti stranieri. Attenzione che sono tutti lì alla finestra a guardare, a capire, a cercare di capire quali sono e quali saranno. Le indicazioni che verranno date dai vari ministeri della sanità, perché qua si parla di Certo. passaporto sanitario, si parla di patentino, del vaccino, eccetera, eccetera. Bisogna capire quali saranno i criteri che stabiliscono il libero passaggio tra un paese e l'altro. Detto questo, siamo sicuri di riuscire a tornare entro un anno e mezzo al massimo, ai livelli di prima. È chiaro che non è così facile e non è così scontato. No, Dobbiamo dare un assolutamente. messaggio di ottimismo, questo è sicuro. Ci auguriamo, ci auspichiamo che il governo, no, faccia delle cose importanti e che prenda delle decisioni razionali e importanti. Cioè che anziché chiudere le attività, dia alle attività delle condizioni per lavorare in sicurezza, ma li metta nelle Di condizioni di poter poter lavorare, no? lavorare Assolutamente, questo è anche fondamentale, poco. Esatto, anche fondamentale. poco, ma bisogna lavorare. L'estate scorsa è stato fatto tutto un lavoro di preparazione, di distanziamento per attività come ristoranti, alberghi e bar, e poi sono stati chiusi un'altra volta. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona nelle regole e nel sistema. Sì. Bisogna intervenire in modo deciso nella sanità. Insomma, se il problema è di carattere sanitario, cerchiamo di far confluire velocemente questi soldi che dovrebbero arrivare dal MES piuttosto che da tutte le altre recovery plan, eccetera, eccetera, dall'Europa. Cerchiamo di pianificare velocemente una parte di risorse nelle strutture sanitarie per potenziarle e per portare avanti la ricerca in modo tale che si possa ritornare a una situazione di normalità. Però Assolutamente sì, assolutamente sì, chiudere l'attività è Francesco. drammatico, è drammatico. Assolutamente, ne siamo. Capisco che sia necessario tante volte, ma è drammatico. Senti, allora parliamo di una cosa particolarmente felice, di una cosa particolarmente bella, siccome siamo in chiusura della sfida Vincente Piemonte di questa sera. Tu sei stato, lo vorremmo ricordare ai nostri cari telespettatori, uno dei partecipanti al Grande Fratello, Che bei tempi. seconda edizione Correvalano 2001. E, insomma, ricordo che ti chiamavano, io ero piccolina, però me lo ricordo perché insomma, mi eri molto, molto simpatico, medio man, e, colui che stava bene, insomma, un po' fissato con lo sport, con l'alimentazione, poi però in realtà che aveva un po' male, insomma, adesso a parte questa piccola storiella, come ti ricordi quel periodo, no? Rispetto all'Italia di Guarda, io oggi, non sono un 2020? superuomo, se no mi chiamavano Superman, non Medium, capito? Quindi evidentemente sono una persona normale, quindi con tutti i problemi delle persone normali, nel senso che alla fine, vabbè, vivo la mia quotidianità lavorando, affrontandola in maniera molto, molto diligente, però quegli anni, vabbè, sono stati anni belli, spensierati, divertenti, dove ero presidente del consorzio turistico della Valle Vigezzo e, se ben ricordi, Sì, non perdevo occasione ogni giorno di fare pubblicità a questo territorio, parlando di assolutamente, me lo parchi. ricordo Tant'è vero che assolutamente. elaborai uno slogan simpatico, perché feci il testimonial turistico televisivo allora alla Beat di Milano per un paio di giorni nel 2002, se non ricordo male.
e regalai all'allora presidente Ghigo uno slogan simpatico che diceva Piemonte davanti e dietro a tutti quanti. Allora speriamo Francesco di poter tornare veramente a quella spensieratezza della nostra Italia dove tutto funzionava, tutto scorreva e dove il lavoro, che lo dice anche la Costituzione, insomma la nostra è una Repubblica basata sul lavoro ed è la prima cosa, la prima frase della Costituzione. Tutto ciò che accade adesso stride molto, perché noi abbiamo i nostri padri costituenti che hanno scritto la pagina di storia più importante, la nostra meravigliosa Costituzione, che purtroppo è stata scritta con il sangue dei morti della Seconda Guerra Mondiale. Certo, non dimentichiamocela mai. Assolutamente. Io sono nato in Valdossola, che è terra di partigiani, sono nato in Valdossola, che è stata prima libera Repubblica Partigiana. Sono nato in una zona dove certi ricordi e certe cose sono ancora molto vivi, no? E quindi tante volte, rispetto a ciò che sta accadendo in questo periodo, ciò che è accaduto in questi ultimi mesi, ci fa pensare, stride molto con quei valori di libertà. Non possiamo che insomma augurarci che sia una sfida vincente. Io vorrei fare il nodo al fazzoletto con te, Francesco, per poterti riavere poi, spero, qui in puntata negli studi di GRP Televisione a Torino alla fine magari del 2021 per dire ok, ce l'abbiamo fatta. Io me lo auguro, ti ricordo lo slogan Piemonte davanti, dietro tutti quanti, orgogliosamente piemontesi, restiamo uniti. È fondamentale, certo. Un popolo tenace, abbiamo soprattutto un territorio, tutta la regione Piemonte che ha una grande storia, una grande vocazione turistica. Grazie molte. Quindi dobbiamo assolutamente dare sfoggio di questa nostra capacità di organizzarci e di lavorare. Assolutamente, grazie molte Francesco Gaiardelli, presidente del distretto turistico dei Laghi e delle Valli. Grazie per essere stato con noi, Francesco. Grazie a te, un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie cari amici, anche a voi. Noi torniamo domani ore 20 dopo il TG regionale con un'altra sfida vincente tutta piemontese. Mi raccomando, non mancate, seguiteci anche sui social. Ciao.